Ragazzi, e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Anna Giannina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la besciamella, la salsa più versatile tra tutte quelle presenti in cucina. Si pensa che sia nata in Italia, e infatti Caterina de' Medici fu la prima ad importarla in Francia. Successivamente, con delle modifiche di Guillaume de Béchamel, venne attribuito a lui il nome, quindi salsa besciamella. Successivamente si diffuse in tutto il mondo. E oggi si può utilizzare per tantissime cose, tra cui piatti complessi oppure come base per altre salse. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa ricetta ci serviranno 1 litro di latte biologico fresco, 100 g di burro. Per chi non avesse visto la nostra ricetta, si può guardare il link che apparirà ora in alto a destra nel video, 100 g di farina Bio 00, 4 g di sale e noce moscata quanto basta. Mettiamo il latte in una pentola a scaldare. Trasferiamo la nostra pentola con il latte caldo un attimino da parte, perché prendiamo una nuova pentola, ci mettiamo dentro il burro e lo lasciamo affondere. Una volta fuso, aggiungiamo la farina e mescoliamo velocemente in modo che non si formino grumi. Passati 2 minuti, aggiungiamo il latte poco alla volta, mescolando di continuo. Una volta messo tutto il latte, lasciamo cuocere il nostro composto per 5 minuti mescolando continuamente. Quando vediamo che il nostro composto comincia ad addensarsi, aggiungiamo il sale e continuiamo a mescolare. A questo punto spegniamo il fuoco e aggiungiamo la noce moscata a piacere. Ora possiamo trasferire la nostra besciamella in una ciotola, aiutandoci con una spatolina, poi la andremo a ricoprire con la pellicola alimentare trasparente e se la mettiamo in frigo può durare per 3-4 giorni, mentre se la conserviamo in freezer fino a 1 mese. Ma guardate com'è venuta bene la nostra besciamella, ragazzi! Bene, ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa meraviglia di una besciamella! Ragazzi, è buonissima, è vellutata, morbida, densa al punto giusto, anche saporita al punto giusto. Poi la noce moscata gli dà quel qualcosa in più, proprio caratteristico di questa salsa. Veramente è perfetta, assolutamente da provare! Bene, ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale. Mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.